L'asta del Parentuccelli Arzelà di Sarzana, che ha messo in vendita olio, vino, miele e birra prodotti dall'azienda dell'istituto, ha centrato il bersaglio e così l'agrario con il ricavato potrà acquistare un'imbottigliatrice e apparecchi filtro per i vini bianchi, strumenti che vanno ad aggiungersi alla botte refrigerante comprata lo scorso anno a conclusione della prima edizione dell'asta benefica. È toccato al professor Massimo Caleo svolgere il ruolo di banditore. Anche quest'anno una risposta molto importante da parte della città, c'è stata vicinanza alla scuola, sono stati graditi i nostri prodotti, insomma una bella soddisfazione soprattutto per i nostri ragazzi perché ci hanno lavorato un anno intero e hanno prodotto una cosa di assoluta qualità. Per noi questo è molto importante, non tanto dal punto di vista economico ma soprattutto a livello didattico per i nostri ragazzi, i nostri alunni che maturano con noi, crescono con noi, imparano un mestiere e soprattutto trovano occupazione dopo il quinto anno. Il dirigente generoso Cardinale ha fatto gli onori di casa ricordando la figura del conte Nino Piccedi Benettini, noto produttore di vini recentemente scomparso, mentre il presidente del consiglio d'istituto Andrea Pizzuto ha annunciato l'avvio del corso serale di agraria dal prossimo anno scolastico. E soprattutto dai risultati che otteniamo, ossia più dell'80% dei ragazzi che escono trovano posto nel mondo del lavoro subito dopo il liceo, quindi per noi questa è una grandissima soddisfazione. Quindi il vice sindaco di Sarzana, Costantino Eretta, ha portato il saluto dell'amministrazione, mentre Andrea Marcesini, operatore nel settore vitivinicolo, presidente del consorzio Vini Doc Spezzini, ha annunciato nel corso dell'asta la costituzione a gennaio del consorzio di tutela dei nostri vini.